Vietato bivaccare, stazionare, pena una sanzione. L'ordinanza, contro un fenomeno spesso portatore di degrado e sporcizia, emanata dal primo cittadino Francesco Rucco solo la settimana scorsa, ha trovato piena attuazione nelle scorse ore. Stiamo lavorando con la polizia locale per far rispettare le ordinanze che abbiamo di recente approvato e sottoscritto. Sono le 7.30 del mattino quando scatta il blitz della polizia locale di Vicenza, battuti a tappeto quei luoghi in città diventati critici per il costante bivacco e stazionamento di soggetti senza fissa dimora. 3 auto e 6 agenti accompagnati dal comandante della polizia locale e del sindaco Francesco Rucco hanno perlustrato Corso Palladio e vie laterali, i giardini davanti ai chiericati, dove gli agenti hanno anche provveduto a sgomberare diversi cartoni utilizzati dai clochard per dormire, per poi passare a Porta Santa Lucia, ai portici di Monteberico da Viale 10 Giugno, trovando anche qui ancora alcune persone che stavano dormendo su giacigli di fortuna. Letti improvvisati, poi rimossi da IM che hanno anche sanificato i luoghi. Una quindicina le persone svegliate, identificate, allontanate e sanzionate come previsto dall'ordinanza. Multe che vanno dai 50 euro per il primo accertamento fino ai 300 euro per la reiterazione immediata. Clochard sbandati per lo più provenienti da comuni della provincia o addirittura fuori provincia. Abbiamo invitato queste persone ad andare verso le strutture di accoglienza perché la città ne ha e quindi c'è ospitalità per tutti. Dall'altra però chi non vuole rispettare le regole è giusto che si allontani anche dal territorio comunale, quindi non lasceremo spazio ad interpretazioni e a possibilità diverse. E questa sarà la prima di una serie di operazioni che avranno cadenza settimanale e saranno in aggiunta ai normali controlli.